Ok amici, siamo qui per fare una gara sul circuito inglese di Oulton Park. Il circuito inglese è una mod per assetto corsa, una mod neanche troppo recente, comunque fatta molto bene. È un circuito molto tortuoso, pieno di saliscendi, stretto, nel verde, tipico circuito inglese. Ci corrono anche il campionato britannico di GT3. Andiamo a vedere la nuova Audi R8 LMS 2016 che è stata inserita nel DLC Ready to Race, l'ultimo di assetto corsa, e soprattutto la nuova versione di assetto corsa, la 1.14.1, che ha portato grandi miglioramenti per quanto riguarda l'intelligenza artificiale. Io ho fatto già qualche prova e davvero è migliorata tantissimo. Allora, è stato introdotto un miglioramento veramente nell'aggressività e nell'intelligenza proprio artificiale, quindi se tu fai il minimo errore o sei lento, l'intelligenza artificiale non sta dietro come era prima, stava educatamente dietro di te, quasi non ti superava mai, ma cerca in tutti i modi di superarti, ma in modi, diciamo, logici, ecco, non è che si butta come può succedere a volte in Project Cars, che fanno sopra i corduri, tagliano le curve per superarti. È veramente molto divertente, quindi l'esperienza offline di assetto corsa è diventata di un altro livello davvero con questa release. Ok, abbiamo impostato l'aggressività al 75%, scusate, e la velocità al 100%, quindi al massimo. Noi non siamo così bravi, non sono così bravo a guidare. Però diciamo che proviamo, ecco, vogliamo esagerare, ecco, tanto non ci costa niente provare. Siamo in decima posizione, dovevo fare 10 giri. Attenzione, ora non parlerò molto perché devo concentrarmi molto, perché è un circuito molto difficile. Vediamo di superare il Danny la prima curva. Ci hanno subito affiancato. Attenzione! L'abbiamo tenuta per miracolo. Mamma mia che roba! Mamma mia che roba! Miracolosamente siamo rimasti in pista. L'ho fatto veramente un miracolo per rimanere in pista. Sbagliato. Ho sbagliato marcia. Ok. Vediamo di rimetterci in carreggiata perché siamo partiti malissimo. Perso una posizione. Vedete, questo circuito è pieno di saliscendi, di curve cieche. Superare è quasi impossibile qui, a meno di errori. Il segreto qui è la costanza sul giro, quindi bisogna cercare di fare dei giri puliti. Non proprio al limite, perché rischi sempre di uscire. Vedremo se con la costanza riusciremo a riagganciarci al trenino che abbiamo davanti. Staccatona. Ce ne abbiamo tutti alle calcagna, eh? Bene qui. Guardate anche il dettaglio di questo circuito, una mod, ma è fatto davvero bene,
proprio i particolari, l'erba, veramente complimenti a chi ha fatto questa mod. Perdiamo un po' il posteriore, Ho fatto il nostro miglior giro. Cerchiamo di avvicinarci a quel treno. Non è facile perché ce ne abbiamo le calcagna, appena sbagliamo ce le abbiamo addosso. Questa curva è molto difficile, una delle più difficili, non riesco a farla bene. Sfruttiamo tutta la pista anche di più. Mi sembra che stiamo recuperando un po' su quelli davanti. Ma c'è ancora tanto da fare, tanto abbiamo fatto il nostro miglior giro. Dai. Attenzione, questo è uscito. Ecco il curvone. È da fare, ma bisogna stare molto attenti perché ti porta fuori, eh. Rischiamo in testa coda ogni volta a fare quella curva. Il nostro obiettivo è guadagnare su questi davanti, soprattutto non fare errori. Ci stiamo migliorando costantemente. Buono. Una chicane da fare proprio al millimetro, eh. Siamo a metà gara, quasi.
vedete, sono usciti larghi e ci stanno prendendo, si infilando all'interno. È un'altra cosa rispetto a prima. Non puoi sbagliare. Puntiamo a stare dietro la Nissan, la GTR. Con la curva proprio non riesco a farla. Ci siamo attaccati al trenino, eh? Attenzione davanti. Nissan si fa vedere e va largo. È arrivato troppo veloce. Finalmente l'abbiamo fatta bene. Riusciamo a prendere la scia. Siamo buttati all'interno, bellissimo questo momento. Sì, siamo passati. Grandissimo sorpasso, ragazzi. Non facile, eh. C'è una macchina ferma. Siamo ottavi. Largo, sbagliano parecchio in quella curva. Abbiamo davanti la Lambo. Mettiamo pressione. Mettiamogli pressione, sfanaliamo un po'. Siamo usciti velocissimi. Abbiamo l'interno. Ha resistito bene, ma l'abbiamo affiancato, non molla. Siamo passati, ragazzi.
adesso dobbiamo resistere, dobbiamo difendere la posizione. Non dobbiamo sbagliare. Siamo al nono giro di 10 e siamo sesti. Prima scala. Buono. Non dobbiamo lasciare spazio all'interno. Bene. Ho fatto benissimo stavolta la chicane. Bene. Bene. Concentrati. Ultimo giro. Attenzione massima. Ragazzi, l'intelligenza è al 100%, eh. Sto facendo forse la miglior gara della mia vita su assetto corsa. Un evento straordinario per me, ma non è ancora finita. Tornano sotto di brutto, le staccate. Come vedete non mollano. Dobbiamo uscire bene qua, bene. Sta interno. Ragazzi, siamo sesti, vai. Bene. Sto sudando. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto. Come avete visto, l'intelligenza artificiale è migliorata tantissimo come esperienza, veramente bella. Poi potete variare voi se metterla di default la prima volta che usate l'1.14 è settata a 0 l'aggressività, quindi poi voi la potete mettere al 50% o al 100%. Io l'ho messa al 75% con la velocità al 100%. Comunque sono andato abbastanza bene. Ok, vi ringrazio per la visione di questo video, spero che vi sia piaciuto. Io vi aspetto al prossimo video. Ciao amici.